Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: terremoto nella famiglia Grimaldi, Charlene fa le valigie e scappa via dal Palazzo Reale. Alberto II è devastato, questa volta la situazione è davvero grave. Ecco che cosa sta succedendo nel Principato di Monaco. I dettagli. Alberto di Monaco. Nuovo dramma per una delle famiglie reali più chiacchierate e discusse del momento. Charlene di Monaco lascia il Palazzo Reale, Alberto è devastato. Questa volta la principessa pare abbia intenzione di non tornare più a casa. Scopriamo che cosa sta accadendo nella famiglia Grimaldi. Terremoto a Monaco, Charlene fa le valigie. Non sono finiti i drammi per la famiglia Grimaldi, Charlene e Alberto di Monaco sembrano essere davvero in crisi. Una fonte vicina alla famiglia reale fa sapere che la principessa potrebbe presto decidere di dire addio per sempre al consorte e lasciare definitivamente la famiglia Grimaldi. Charlene. Eppure, proprio recentemente, la coppia dei sovrani monegaschi è apparsa al Gran Premio di Monte Carlo insieme. In pubblico si sono mostrati felici e sereni, addirittura mano nella mano. Ma c'è chi giura che in realtà si tratterebbe solo di una facciata, di scatti a favore di giornalisti per via di un contratto segreto stipulato tra i due coniugi. Arriva ora un'indiscrezione che sconvolge tutti. La principessa monegasca avrebbe preso la sua decisione, lasciare questa volta definitivamente e per sempre, la famiglia Grimaldi. Alberto devastato, la decisione di Charlene è sconvolgente. Sembra che non ci sia più nulla da fare per trattenere a Monaco la principessa Charlene. La Whitstock è decisa a lasciare il Palazzo Reale. A lanciare un'indiscrezione senza precedenti è il settimanale tedesco Die Neue Frau, che parla di una fuga della sovrana in un luogo molto lontano da Monaco. A quanto pare la principessa starebbe pensando di fare le valigie e rifugiarsi in America. Charlene e Alberto. Non è la prima volta che la moglie di Alberto II lascia il principato per trasferirsi, temporaneamente, oltreoceano. Più volte, anche in passato, è stata ospite di amici facoltosi e importanti a New York. E, proprio lì, si dice che abbia rapporti stretti con star internazionali e personaggi di spicco come Melania Trump e Tom Cruise. Insomma, Monaco non la fa stare bene e proprio ora che sta cominciando a riprendere in mano la sua vita, vorrebbe essere protagonista di un inizio più sereno e tranquillo, cosa questa che non può, a quanto pare, essere possibile a Monaco. Se la notizia dovesse essere confermata, il cuore dei sudditi ma anche di Alberto si spezzerebbe in mille pezzi, se ne andrebbe via uno dei pilastri fondamentali del principato. I sudditi si augurano che Charlene possa trovare l'armonia di un tempo a Palazzo Reale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.